Un po' di delusione per il risultato. Sì, sono deluso perché i ragazzi meritavano di vincere. Hanno avuto due importanti occasioni da gol, hanno avuto un fallo da rigore contro che l'arbitro non ha giudicato da rigore e poi si sono presi un rigore che secondo me non c'era. Il concetto su cui io insisto per i calci di rigore è: si dà il calcio di rigore quando un fallo ha vietato un gol. Quindi c'era una possibile gol e il fallo non l'ha reso possibile. Non si danno quando un pallone urta un braccio di un giocatore e non era indirizzato a rete con molte possibilità di fare gol. Quindi il Monza però ha giocato bene in molte situazioni con giocatori che hanno fatto atti di classe, quindi mi sono compiaciuto di questo. La Triestina, troppi falli, troppo calcio fisico, però una bella squadra. Ma già in mente magari, sta già pensando come ristrutturare il Monza, magari in mente qualche giocatore, qualche colpo? Già con questi ragazzi, una volta che si possa agire per dare vita a una consapevolezza circa certi moduli, un certo comportamento in campo, una certa preparazione psicologica, si possono fare buone cose. E poi naturalmente dobbiamo cercare dei rinforzi che dovranno essere giovani, italiani e non tatuati. Quindi qualcuno se l'ha sentita questa voce, magari ricomincerà Kakà a giocare nel Monza. No, Kakà era stato che lui con una telefonata a Gagliani gli ha detto mi piacerebbe. Gagliani gli ha detto perché no. Lui ci ha pensato e il giorno dopo ha telefonato ad Adriano e gli ha detto no, voglio stare vicino ai miei ragazzi. È tornato negli spogliatoi dopo il discorso motivazionale prima della partita? Come? È tornato negli spogliatoi? No, non mi hanno lasciato perché mi hanno preso tutto pretendendo fotografie. Vedo i ragazzi nella mia università fra qualche giorno, tutti insieme. Staranno con me alcune ore, quindi riuscirò a trasmettere una filosofia che credo possa essere utile anche a loro.